Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti amici. Prima di iniziare, iscrizione a Twitch, forse arriva a mettermelo a posto, ragazzi. Comunque sia, nel bene e male, PlayStation o no, con Twitch, prima di campionato facciamo naturalmente la live reaction naturalmente su Twitch. Se volete già iniziare all'iscrizione, come già state facendo, iscrivetevi in massa. TikTok per vedere il mio quotidiano, Instagram sulle stesse storie, vi iscrivete, c'è tutto nei messaggi in descrizione, signori miei. Magliette, guardate qua, questa qua la uso solo per fare i video, ragazzi, il mio oracolo, questa qua è il mio oracolo. Costano 24-26 euro le magliette, alcune smanicate, dipende dalle squadre. Comunque massimo con 22-24 euro ve le portate a casa. Con 59 euro di spesa extra ve la regalano. Comunque andiamo a parlare un attimino di quello che devo parlare, che sono incazzato nero. Allora, io con il mio gruppo molte volte parlo tanto con loro, col Pierre, con Roby, molte volte con Sanny, con Stefano, con Fabio, con il fratello di Sanny ci parlo di meno, grande mio amico Shiltare. Ci parlo di meno perché si tiene un po' più distaccato. Però vede tutto quello che scriviamo anche lui, vegan. Parliamo tanto, magari ci sono anche molte volte che siamo discordanti fra di noi. Fra le idee sono discordanti. L'amore che proviamo è lo stesso. Però siamo discordanti come idee. Bene, per unire tutti, io dico una cosa. Io sulla squadra, per il potenziale che adesso stiamo avendo, qua non è una cosa di illusione che ci dobbiamo illudere che possiamo andare a vincere lo scudetto. Ci dobbiamo credere, illudere è un'altra cosa, dobbiamo lavorare tanto per crederci. Però quello che ci fa arrabbiare è che va bene lavorare tanto per crederci, il discorso che ci fa arrabbiare è non essere aiutati per arrivare all'obiettivo, perché questa società qua non ci aiuta ad arrivare all'obiettivo, che è quello di vincere. La società fa zero per arrivare all'obiettivo, che è quello di vincere. Questi qua addirittura questi qua, ormai il mercato lo fanno solo sui ricavi o sugli utili, adesso non so di fare sugli utili o sui ricavi lo fanno, ma nel mercato stesso. I soldi dell'anno scorso dove sono, che con Tonali abbiamo fatto il mercato e loro hanno messo i soldi della Champions, 40 milioni di tasca loro e basta, dei soldi della Champions, perché non hanno messo altri soldi. Ricordiamoci che ci ha salvato quest'anno i signorini. Cosa vogliono fare? Adesso che non vendono ciao, questi qua sapete cosa vogliono fare, siccome c'è la clausola di 50 milioni? Questi bastardi vogliono andarci? Uomini di merda, infami che siete. Questi qua è facile che magari ci vanno a vendere bene a sé per fare il mercato. Perché adesso questi qua sono sotto vabbè, non lo chiamo cesso per diventare giocatore a mina. Col terzino che abbiamo preso che non ci serve un cazzo. Poi magari è un fenomeno, io me lo auguro che ci abbiano azzeccato, me lo auguro che madre di Dio non vedo più Calabria titolare, ma con questo qua è facile che mi ritrovo ancora Calabria titolare. Non mi sorprenderei se mi trovo ancora Calabria, Terracciano secondo e questo qua che non gioca. Attenzione che guarda che non è che mi sorprenderei, io mi auguro che sia il contrario del mio pensiero. Comunque abbiamo speso 30 milioni per uno che alla Juventus, ragione lo zoccolo duro, che ero visto il video, che farebbe la quarta punta, quindi per me, per noi è una buonissima riserva. D'attaccante ancora non c'è. Su Fofana è stata ancora fatta una richiesta che massimo paletto di 20 milioni, ma non ci andare neanche a perdere tempo. Non ci andare neanche a perdere tempo. Questi qua tanto non scendono, massimo se lo tengono, hanno detto. Piuttosto posso neanche dire, ti fai l'anno in panca, non giochi, così dice, ma che cazzo me ne frega a me. Tanto l'anno prossimo con le che a zero con i soldi del mio cartellino, comunque alzo il volume dell'ingaggio, quindi o mi mandi a Milano o divento ricco l'anno prossimo. Quindi mi fa anche fare un impacchino, questo qua può rispondere così. Se non vuoi rinnovare il contratto col Monaco, questo qua può anche rispondere così. Monaco dice, ma non ce ne frega un cazzo, tanto risultati non li otteniamo mai. Soldi ne abbiamo, ti fai un anno in panca, allora per dispetto ti faccio un anno in panca. E lui dice, vabbè, mi faccio un anno in panca, tanto sai quanti concorrenti, quanti o magari vado via a Natale, sai quanti che proprio lì dovete darmi via per guadagnare anche più spicci, sai quanti acquirenti ho, con pochi spicci, ne ho tanti, sono nazionale francese. Tranquillamente può fare così. Poi ci sarebbero, come dicono i veggenti, c'è la soluzione BCD, quello del Mönchengladbach. Cioè, vi dico una cosa, se questo vi hanno detto che non te lo dà le tue cose, ma perché devi perdere tempo? Ma vai su Amrabat. Ma vai su Amrabat, che è più forte di questo poi. Vai su Amrabat piuttosto.
Samardžić, per fare una trattativa ci abbiamo messo, guardate che io non lo conto il giorno di domani, domani dovrebbe arrivare lì, quello lì, Royal dovrebbe arrivare da noi, ma io non lo conto il giorno di domani, conto quello di oggi che sono 61 più oggi è il Colombo, 61 più 6, 67 giorni per prendere due giocatori, la quarta punta che giocherebbe all'Inter e Pavlovic che è un punto di domanda, non scommesso per, con uno che paghiamo 1,5 milioni di euro, una fame, una miseria. Per uno che ha accettato per una miseria, quindi bisogna vedere se sta anche bene fisicamente, perché con Pablo c'è una paura che questo qua, il primo contratto è andato così, ha preso, abbia accettato, va bene che gli hanno fatto le visite anche a Padova, dove le hanno fatte monitorate, dove le hanno fatte con tranquillità, con esperienza, con tutta la persona di sta minchia che ci avevano a disposizione, però bisogna vedere se veramente Pavlic non ha problemi, non c'è qualcosa, perché io dei dubbi me li sono fatti, me li sono posti, perché questo qua addirittura strappa un contratto e da 1,5 milioni non l'ha voluto nessuno, io un minimo di domanda me la sono posta, comunque per aver fatto un mercato così del genere, e adesso l'unica cagata che ha fatto Maldini è quella di aver comprato Righi, che anch'io lo volevo Righi sinceramente, però su Righi non è una cagata, la cagata è stata Balotelli che ci ha compromesso l'arrivo di Calafiori, perché adesso non so se avete sentito che Righi e quell'altro che non gliene frega un cazzo di giocare, no, gli interessa solo di soldi, l'hanno rifiutato in Turchia, sapete perché? Perché stanno bene a Milano, gli piace la città, gli piace la movida, che cazzo gliene frega loro di andare via, piuttosto vanno a giocare nell'Under, non gliene frega nulla, non siete neanche riusciti a piazzare questi qua, neanche a regalare, almeno vi togliate l'ingaggio, a questo punto vi regalate comunque uno scambio con qualcuno, cioè ragazzi, ma siamo veramente, e voi alcuni ancora mi dicono che questa società qua ha fatto bene questi 67 giorni qua, ma dove? Ma dove? Che c'avevamo anche lì, adesso non voglio parlare di altri allenatori perché questo qua sta facendo benissimo, ma la logica sarebbe andare su Conte, non tirare un mazzo con le famose quattro carte Farioli, Fonseca, Lopetegui e Van Bommel, girale, ah, ma che bell'uomo, Fonseca, questo qua è stato il vostro modo di ragionare e di pensare. Comunque, quello che vi stavo dicendo prima inizio video, la mia paura è che noi andiamo a prendere i giocatori, adesso siamo sotto di, allora, abbiamo detto 13 più 14, 27, che so, 27 e 18 sono 45 milioni, ne avevamo nella cascina dei nostri rientri, fa Decathlon, il regalo di Simic e di Maldini, 7, 35, siamo fuori di 10 milioni. Dobbiamo ancora andare a prendere Fofana e sono altri 20, un attaccante sono altri 20 minimo e sono 3 che sono i 3 che almeno dobbiamo prendere, giusto? Samardžić più un centrocampista più l'attaccante, 20, no, siamo fuori di 10 più un centrocampista, Samardžić bisogna vedere, con eventuali cessioni che un ciao che è saltato, questi qua mi vanno a toccare Benacer magari, vedrete. Benacer, se arriva un'offerta dall'Arabia che lo ricoprono d'oro, Benacer ci va. Benacer è molto attaccato alla terra africana. È facile che Benacer se lo ricoprono d'oro. Questi qua pagano i 50 milioni di clausola. Loro dicono, ah, andiamo subito a fare altri due acquisti subito. Tanto dove Benacer, no, bastardi di merda, i soldi che ti cacciate fuori in tasca vostra. So che queste parole qua sono al vento solo. Perché queste parole qua sono al vento? Perché questi qua non ci hanno mai messo un euro dentro. Questi qua non ci hanno mai messo loro dentro, vi dico anche di più, che loro ci terranno anche per 4-5 anni, che con lo stadio, quando non arriva qualcuno, 1,8 miliardi, 2 miliardi di venderli, e avranno avuto un in questi 7-8 anni qua, che 2 più altri 5, 7-8 anni che hanno voluto la società, dopo 8 anni questi qua avranno un guadagno di almeno 1 miliardo di euro, questi qua avranno, questi pezzenti avranno 1 miliardo di euro di guadagno su di noi. Per farvi capire, grande società, noi soldi ne avremmo da buttare anche così, ma queste qua sono aziende che ci sono dei paletti, che anche che è inutile incazzarsi, perché non gliene frega niente del Milan, ve lo continuo a ripetere, che non gliene frega niente, le parole che sentite sono di showman, non gliene frega un cazzo. Per chi ancora non ha capito, mettetevela via, perché a questi qua di noi non gliene frega un cazzo. E sono preoccupato per la cosa di Benacer. Occhio che questi vivendo un Benacer è l'unico centrocampista che abbiamo. L'unico centrocampista che abbiamo, lì che fa filtro a centrocampo, che sa fare l'impostazione, sa recuperare i palloni ed è buono con i piedi.
è un gran mancino. L'unico che abbiamo, questo qua, sta a vedere che al posto di vendere quel cesso di Riders vendono Bennacer. Questi sono capaci, sono pronti a tutto, io già mi sto tenendo forte. Adesso stanotte ci guarderà la partita, non dormirò stanotte, chi se ne frega. Sono già a 1000 col cuore, perché quando gioca a 1000 siamo tutti a 1000. Stasera ragazzi, numerosissimi in live, vi aspetto stasera in live. Ieri abbiamo fatto quasi 13.000 visite, siamo. Quindi penso che le live sono più che interessanti. Quindi tutti appena entrate, stasera la faccio orizzontale, si mette like subito appena si entra. Si mette like appena si entra. Subito, senza aspettare, subito. Ok, senza aspettare, subito. Ragazzi, un bacio, un abbraccio, ci sentiamo più tardi. Ciao.